Oggi iniziamo il capitolo numero 13, che si intitola L'uso e la manipolazione della forza energetica. Dolores inizia dicendo che questa seduta è stata registrata nel 1989 con Beverly, un'artista con cui aveva già lavorato diverse volte. Utilizzai la sua parola chiave e la riportai allo spazio spirituale tra una vita e l'altra, dove potevamo avere accesso ad informazioni. Cosa stai facendo? Cosa vedi? Non vedo ancora niente, ma è come se fossi culata dall'acqua. Non sono nell'oceano, ma nell'universo. Posso guardare in giù e vedere il pianeta, è uguale a tutte le foto che si vedono della Terra, bianco e blu. C'è nient'altro di differente. No. È lì sospeso nello spazio, su un letto di reti, per così dire. Cosa vorresti dire? È come se l'universo fosse fatto di linee che lo attraversano, fluttuano e si muovono, fluiscono e rifluiscono, come onde nell'oceano, però non come le onde che si infrangono, ma come onde che si muovono dalle profondità dell'oceano. Sono gentili, ma sono molto profonde. Lenti movimenti ondeggianti nello spazio e la Terra è adagiata su questo letto come tutti gli altri pianeti, stelle e i soli. Questo dimostra che l'universo è davvero vivo se si muove in questo modo. Forse significa che la Terra e anche gli altri pianeti si stanno muovendo. Sto pensando al movimento delle onde. Non si muovono come fa lo spazio. O ruotano e ondeggiano in questo spazio ondulato. Ho un esempio per te. Ha mai visto quelle scatole di vetro piene d'acqua che fluttuano avanti e indietro, che alcuni businessmen comprano perché le trovano rilassanti? E qui Dolores dice: sì, le ho viste. E faceva riferimento agli acquari per i pesci. Si muovono lentamente e stabilmente, vanno su e giù. Il letto dello spazio funziona così. Questo non disturba i pianeti che sono al suo interno. No, ruotano e orbitano dentro a questo letto. L'immagine di un letto è come se ci fossero stesi sopra. Ci sono stesi dentro. Come in un oceano potrebbe esserci un pesce che nuota all'interno, dove ci sarebbe l'acqua sopra e sotto i pesci, a destra e a sinistra. Forse se avessi detto che fosse più come l'aria in cui viviamo invece che in un letto, questo renderebbe le cose più chiare. Bene, perché avevo un'immagine della terra che ondulava da una parte all'altra, come una barca sul mare. No, è un movimento molto lento, ma intero. In altre parole, si muove interamente. Non è solo un movimento superficiale di onde. Questo è ciò di cui è composto lo spazio? Sì, penso che ci sia quest'idea generale dello spazio come vuoto e stagnante. No, no, è vivo ed è in espansione. Nutre ogni cosa al suo interno, quindi dovrebbe essere vivo e nutriente. In che modo nutriente? Nulla cresce in ciò che è stagnante, nulla può cambiare o evolversi. La sua stessa essenza nutre ciò che contiene, proprio come l'aria ci permette di respirare. Se l'aria non ci fosse per permetterci di respirare, allora anche noi saremmo morti. Quindi la stessa cosa sta succedendo su ampia scala, come se la Terra fosse un individuo? Sì, c'è qualcosa nello spazio che contribuisce alla vita, esattamente. Riesco a vedere cosa ci fornisce l'aria. Ma lo spazio cosa fornisce alla Terra, ai mondi? Energia? La sua presenza è vitalità. Tornando al pesce nell'oceano. Se il pesce fosse estratto da quel luogo o se l'acqua evaporasse, il pesce morirebbe. Quindi non è che lo spazio ci nutra con qualcosa da mangiare. La sua presenza ci permette di vivere e di conseguenza ci nutre, perché senza non esisteremmo.
in esso c'è vita, e sì, la possiamo chiamare energia, ma ho paura che questa sia mal interpretata perché non è un'energia attiva, è un'energia, ma non ad un livello sottile. Ma non è nemmeno passiva, esatto, come dicevo, è attiva ad un livello sottile. Perché pensiamo all'energia come qualcosa che produce un forte movimento. C'è energia con un forte movimento che passa attraverso questo spazio e attraverso di noi, ma l'elemento spazio in se stesso di cui stavo parlando è piuttosto un'energia priva d'azione, non ancora morta, o un'energia meno attiva rispetto a ciò che pensiamo di solito. Cos'è questa forte energia che hai detto lo attraversa completamente? L'energia più forte è molto simile alla forza vitale, la spinta creativa che può essere direzionata, mentre la vitalità dello spazio non può essere direzionata, è semplicemente presente, esiste e basta. È molto neutrale? È neutrale pure ha una positività all'interno perché senza non saremmo vivi, quindi non si può dire che sia completamente neutrale, né stagnante o morta. C'è forza vitale al suo interno e anche del movimento. Ma non è direzionato, esatto, è come una costante dove più energia attiva può essere direzionata e focalizzata. Questa è l'energia più attiva di cui stavi parlando, che attraversa ogni cosa. Questa è un tipo diverso di energia proveniente dalla vitalità dello spazio o energia, sì. Quest'altra energia che è più forte è direzionata attraverso ogni cosa a tutti i livelli? Sì, è così. Ovviamente mi meraviglio sempre da dove possa provenire. Tutto proviene da qualche parte nel nostro modo di pensare. È vero, nel nostro modo di pensare, e io non conosco tutte le risposte per questo, ma non penso che debba provenire da qualche parte. E qui è una certezza, è sempre esistita e sempre esisterà. Quindi da dove diresti che proviene? Ma stavi dicendo che era direzionata. È direzionabile. Forse questo ha più senso o è più corretto. Può essere direzionata e può essere cambiata. La forza energetica può entrare in un fiore e farlo spuntare, crescere e fiorire dal terreno. Questa stessa forza energetica può entrare in un corridore che sta correndo in una maratona, può entrare in un pittore che sta dipingendo, può entrare in un prato e continuare, 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 invece d'essere una vasta energia, quando diventa un fiore, un corridore, un neonato, è un'energia direzionata o focalizzata. Questo è ciò che mi ha confuso quando hai detto che era direzionata o direzionabile. Penso spesso che ci sia qualcuno o qualcosa che la dovrebbe dirigere per dargli una direzione. Hai mai visto una punta girare? Quando inizia a girare, crea la sua forza. Adesso ovviamente le punte possono cadere, ma esiste ciò che credo venga chiamata forza centrifuga. Quando inizia a girare, continua in quel modo, proprio come la Terra stessa. Quando inizia a girare nella sua orbita, continua così. Nessuno deve continuare a spingerla come si farebbe con un bambino sull'altalena. Non si ferma. La stessa cosa succede con l'energia. Continua a ricreare se stessa costantemente. E da dove provenga originariamente, se così fosse, non lo so. Quindi non deve essere direzionata da una qualche forza superiore. Questo va oltre ciò che sono in grado di dire, per farla scendere ad un livello più vicino a qualcosa che possiamo comprendere, direi che l'energia dirige se stessa. Essa stessa è coscienza e si dirige da sola. E se ci fosse qualcosa sopra e oltre ad essa, non saprei cosa sia. Hai detto che è qualcosa di cui non puoi parlare, perché non ti è permesso o perché non ne conosci la natura. No, è solo troppo grande per poterla discendere al nostro livello di comprensione. È troppo grande perché io riesca a comprenderlo.
Presumo che ritorni sempre al nostro concetto di Dio. Ritengo che il nostro concetto di Dio sia erroneo. Cerchiamo di vederlo come una persona, uno spirito, un'energia che spinge bottoni per far funzionare certe cose, ma non penso che funzioni così. È troppo vasto perché io riesca a comprenderlo. E quindi è troppo vasto perché io riesca a descriverlo a qualcuno. Allora, se questa energia è direzionabile, può essere diretta da esseri umani. L'energia è l'essere umano. L'energia si manifesta come un essere umano, quindi l'essere umano non dirige l'energia. Sentite questa? L'energia dirige l'essere umano. Stavo pensando che se l'energia ci fosse, forse sarebbe lì per permetterci di usarla in qualche maniera. Noi stessi la stiamo utilizzando. So che questo è difficile, non so come chiarirlo. A meno che tu non abbia un'altra analogia. Forse. E quindi Dolores dice: essendo un artista, Beverly utilizzò ciò che le era familiare per offrirci questa analogia. Se tu facessi cadere, devo utilizzare vernice sottile, perché quella spessa non si muove. Diciamo che stavi facendo cadere vernice sottile su un pezzetto di carta, vernice di un bel colore. Cade e si distribuisce in diverse direzioni, creando una bella immagine. La vernice che è caduta sulla carta è il risultato della caduta d'energia. Quell'energia controlla il risultato che si è manifestato sulla carta. La vernice sulla carta non controlla l'energia che l'ha fatto cadere. Capisci ciò che dico? Sì, penso di sì. Quando è caduta si è spostata da sola, a caso. Sì, ma poi il prodotto, il dipinto finito? Sto pensando ad un design a macchia d'inchiostro. Non un dipinto finito in cui hai lavorato per molte ore, ma diciamo che hai fatto cadere della bella vernice dal cielo su questa carta. La vernice andrà in diverse direzioni e formerà degli stupendi schizzi. Quegli schizzi finiti non regoleranno l'energia che li ha fatti cadere. Quindi l'energia si manifesta in una forma umana e l'energia stessa ne ha il controllo. La forma umana, che allora sarebbe il dipinto, non controlla ciò che lo ha creato. Stavo pensando a persone che vogliono cambiare la propria vita e creare la propria realtà. Questo è il tipo di energia che potrebbero utilizzare dirigendola in qualche modo. Sì, ma vedi, non lo puoi fare dalla parte sbagliata. La parte dell'energia è la parte che fa le cose e non l'altra parte, che è la parte umana. Ora, la parte umana può influenzare un cambiamento nei propri risultati, ma non sorge dal pezzo di carta o dal corpo umano, proviene dall'energia. L'energia potrebbe far cadere altra vernice e cambiare ciò che esisteva un secondo prima. Sto cercando di vedere se forse possiamo avere più controllo nella nostra vita, se sapessimo come dirigere questa energia. Lo abbiamo il controllo, ma il bottone del controllo è dall'altra parte, non è dalla parte del risultato, è dalla parte dell'energia. Forse sto interpretando male ciò che stai dicendo, ma penso che tu stia cercando di dire che vuoi che la carta si alzi e diriga l'energia che fa fluire la vernice. Ma non è così che funziona. Se usi l'essere umano come la carta e la caduta della vernice come la forza energetica, allora la caduta della vernice sulla carta crea qualcosa che ha ciò che conteneva, la vernice sulla carta. Ed è ancora là, ma se non ci fosse alcuna vernice, la carta sarebbe stagnante. È permanente, proprio com'era, non cambierebbe mai. E se la carta cercasse di cambiare l'energia da cui proveniva, sarebbe impossibile. L'energia, la vernice, cadono sulla carta per alterarla continuamente. La carta
non altera l'energia. Allora, come fa la gente ad effettuare qualche cambiamento se devono essere dall'altra parte? Come fanno ad utilizzarlo e fare cambiamenti nella loro vita? Lo fanno così, con questa forza energetica che fa cadere la vernice. Vedi, siamo entrambi connessi, ma è da lì che provengono i cambiamenti, dalla forza energetica, non dalla carta o dalla forma umana che è piatta. Allora, come fanno a creare un cambiamento? Sto cercando di pensare ad un modo in cui la gente possa utilizzare questa energia per aiutare se stessi. Lo fanno, ma forse ti ho dato l'analogia sbagliata. La carta senza la vernice che continua a cadere sarebbe carta morta. Ora l'interazione dell'energia che fa cadere la vernice sulla carta, un continuo scambio di energia. Ma per riuscire a premere il bottone non basta premere dal lato della superficie del corpo morto o della carta. Il bottone viene premuto dalla parte da dove cade la vernice. Ma come facciamo a premere questo bottone? Noi siamo quel bottone, noi siamo il pezzo di carta, quindi lo premiamo ogni volta che cade la vernice. Quindi abbiamo il controllo attraverso la nostra stessa mente. È più che la mente, sì, la mente ne fa parte, ma c'è un'energia che è anche più grande della mente, che la richiude, dentro alla quale si trova la mente. E quella è più grande della mente stessa. Ma l'idea, il desiderio, deve iniziare con la mente umana riguardo a ciò che vogliamo cambiare, ciò che vogliamo creare. Torniamo indietro perché abbiamo già usato l'esempio della vernice che cade. Diciamo che cade da un contagocce perché non ha nemmeno una mano. Oppure da un rubinetto. Il contagocce potrebbe non funzionare, ma sta facendo cadere vernice liquida su un pezzo di carta. Se smette di sgocciolare, quel pezzo di carta sarebbe solo detriti morti. Ma non smette di sgocciolare, continua a fare scendere, quindi la carta su cui cade è in continuo cambiamento. Si supportano a vicenda perché l'energia nella forma della vernice che è caduta sulla carta dà energia alla carta, un'energia che genera se stessa. Così si dispende all'esterno e ritorna alla sorgente, il contagocce. Quindi qui c'è una continua rivoluzione. La carta in sé non può dirigere l'energia perché non è nulla da sola. Tanto per iniziare, è stata creata dalla caduta, tanto per iniziare. Riesci a capire un po' più chiaramente? Penso di sì, sto solo cercando di trovare qualche modo funzionale in cui noi umani possiamo utilizzarlo. So che questo è il fondo della piramide. No, non è il fondo della piramide, è solo il modo in cui gli umani utilizzano l'energia a questo livello. Non è il fondo. La stessa parola fondo, la presenza di un più alto o di una cima o qualcosa a cui elevarsi, e questa non è una descrizione corretta. Ci sono molte forme, molti modi in cui l'energia possa essere diretta. E uno non è necessariamente migliore o peggiore dell'altro. Volevo trovare qualche modo pratico in cui un essere umano possa dirigere questa energia. Potrebbe esserci una procedura da seguire per creare un obiettivo e portarla nella loro realtà? Sì, potrebbero dirigere quell'energia. Come ci riescono? Nei nostri corpi fisici sarebbe mentale, però c'è dell'altro. La risposta mentale della carta alla sua sorgente energetica è minuta rispetto alla sorgente energetica. Fa parte del modo in cui questo pezzo di carta potrebbe attivare ciò che vuole. Questo ritengo sia ciò che tu stia chiedendo. Sì, nella vita. L'energia stessa è vita e anche luce. Se cerchiamo di separarlo dalla carta, facciamo un grosso errore. Quella è carta che cerca di entrare in controllo dell'energia, quindi deve lavorare cooperativamente, deve esserci un flusso e il modo per dirigerlo sarebbe di connettersi all'energia originale.
è piuttosto una questione di attenzione, concentrazione e sincronizzarsi in quel punto dove il flusso è costante e regolare. Se la carta volesse prendere e andarsene per una tangente, potrebbe, perché ha una sua energia che poi darebbe origine ad un altro ciclo, ma sarebbe molto piccolo e piuttosto erratico a confronto di ciò che potrebbe essere se si riconnettesse alla sua sorgente. Questo permetterebbe alla forza di funzionare costantemente. Finché la carta qui alla mia sinistra è connessa alla sorgente dell'energia alla mia destra e gesticolava, finché questo funziona o l'energia viene diretta avanti ed indietro, nutrendo la sua manifestazione e tornando alla sua sorgente, dalla manifestazione alla sorgente, anche se fosse un fiore. Connettendosi al fiore e lasciandolo crescere, piantando il suo seme, connettendosi alla sorgente mentre è in quello stadio germinale. Sarebbe così costantemente. Comprenderesti come non sarebbe fisicamente manifesto durante l'inverno, per esempio, ma che ritornerebbe durante la primavera. Ma gli esseri umani non vanno in ibernazione anche se attraversano diversi gradi di vitalità. Sono sottili. Forse lo stato di sonno, forse un dentro fuori di cui non siamo realmente consapevoli. E finché tutto questo continua a tornare alla sorgente da cui proviene, ci sarebbe un'energia continuativa che non diminuirebbe, manterrebbe il suo livello di energia. Se questa carta qui decidesse di andarsene per una tangente, creasse qualcosa, potrebbe. E creasse qualcosa che tornerebbe se stessa continuamente, ma sarebbe di forza inferiore rispetto a quello che sarebbe se ritornasse alla sua sorgente. Sono come raggi che escono. Capisci quello che voglio dire? Sì, ma nell'esempio del fiore tutto quello è automatico, succede in ogni cosa. È un continuo ritorno alla sorgente. Questo è ciò che è la forza vitale. Sì, ed è la stessa cosa con le persone, ma è una cosa automatica a cui loro non pensano proprio. Succederebbe sia che ci pensino o che non ci pensino, ma potresti dirigerlo. Per regola questa direzione proviene da un livello superiore, perfino di quello della nostra coscienza, quasi come se fosse guidato. E se non fosse guidato sufficientemente, sarebbe il momento. L'area in cui le nostre energie sarebbero deviate e succederebbero cose che noi probabilmente non intendiamo. Perché abbiamo proiettato le onde energetiche sbagliate? No, abbiamo proiettato le giuste onde energetiche, ma non sapevamo come dirigerlo o non avevamo abbastanza forza per dirigerla. Per influenzare ciò che volevamo e quindi sono finite in pane, come la statica di un radio che non è in frequenza. Se fosse accordati allora si sentirebbe chiaramente, ma se lo proiettate senza alcuna direzione ci potrebbe essere della statica, che potrebbe sembrare solo come del caos, perché non era focalizzato o direzionato correttamente. Allora, io mi fermerei qui e domani iniziamo proprio da qui, da come direzionare e focalizzare l'energia. Ciao a tutti e a domani. Ciao.